In questo numero di Turismo Magazine, le più belle spiagge in Brasile e ai Caraibi, Lampedusa ottava. Sempre più turisti tedeschi in Italia. In arrivo 500 milioni per il settore. La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è tra le migliori 10 al mondo. Nella classifica stilata come ogni anno da TripAdvisor per i suoi Traveler's Choice, si piazza all'ottavo posto, precedendo Varadero a Cuba, Kaanapali Beach alle Hawaii. La riserva naturale dell'isola di Lampedusa fa parte dell'arcipelago delle Pelagie in Sicilia e le recensioni di TripAdvisor la definiscono una delle meraviglie del mondo, spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. A vincere è la brasiliana Baia do Sancho a Fernando de Noronha, mentre il secondo e il terzo posto sono occupati rispettivamente da Eagle Beach sull'isola di Aruba nei Caraibi e da Cable Beach in Australia. Sono i Caraibi a piazzarsi tra i primi posti della classifica dei 25 arenili più belli del mondo, con ben tre spiagge, Eagle Beach, Grace Bay e Magens Bay, dalle mille sfumature di verde e azzurro. In classifica anche posti insoliti tutti da scoprire, come ad esempio l'Islanda, con la Reynisfjara Beach, la spiaggia nera, che si guadagna il quarto posto grazie ai suoi panorami mozzafiato, dove al classico tramonto si unisce l'aurora boreale. I turisti tedeschi sono sempre più appassionati dell'Italia. A gennaio, secondo quanto emerso alla fiera ITB Berlin, gli arrivi aeroportuali dalla Germania fanno registrare un incremento dell'88% sul 2022, incidendo per il 9% sul totale internazionale nel bel paese. Nella classifica dei principali mercati di provenienza, i viaggiatori tedeschi si posizionano secondi, dopo gli statunitensi, e a pari merito con i britannici. Nel mese di gennaio è Milano la prima destinazione dei tedeschi, con il 28% circa dei flussi aeroportuali totali. Segue Roma, che accoglie il 26,2%, e Venezia con una quota parte del 10,3%. Nel 2022 si sono registrati quasi 10 milioni di visitatori tedeschi nel bel paese. Si tratta di un turismo sempre più diversificato, di persone che visitano e tornano in Italia per scoprire ogni volta nuove destinazioni e provare nuove esperienze. Sono soprattutto i viaggiatori provenienti dalla Baviera e dalla Renania a scegliere maggiormente l'Italia. Con il 40% di volume di prenotazioni in più, la regione sta acquisendo ancora più importanza. La crescita maggiore si registra dalla Germania orientale. I tedeschi viaggiano verso l'Italia soprattutto in economy, anche se sono in aumento coloro che scelgono la classe business. Oltre il 60% degli acquisti dei biglietti viene effettuato direttamente presso le compagnie aeree e circa il 18% presso le agenzie di viaggio tradizionali. 500 milioni per il turismo è la somma stanziata dal fondo tematico lanciato dalla Banca Europea per gli investimenti e dal Ministero del Turismo grazie alla firma di un accordo di finanziamento con il MEF nell'ambito del PNRR a sostegno della sostenibilità e della rigenerazione urbana. La BEI convoglierà i fondi alle imprese attraverso gli intermediari finanziari Equiter e Banca Finint, cui si aggiungerà un terzo soggetto in una fase successiva. Equiter, con il gruppo Intesa San Paolo, gestirà risorse fino a 200 milioni di euro, mentre Banca Finint gestirà un importo fino a 175 milioni. Ulteriori risorse saranno allocate in tempi brevi ad un terzo intermediario finanziario. Come componente dell'investimento 4.2, il Fondo tematico per il turismo ha l'obiettivo di promuovere e favorire un'offerta basata sulla sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi, aumentando al contempo la competitività delle aziende in linea con gli obiettivi del PNRR. Nel dettaglio, gli investimenti realizzati possono prevedere la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture, nell'ottica di favorire la sostenibilità e la transizione verde del settore turistico. Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si tratta di un sostegno che incentiverà la crescita e rafforzerà la competitività delle imprese dell'industria turistica italiana, oltre che la testimonianza di quanto il governo sia impegnato a rilanciare un settore così vitale per l'economia.